Le D'Amato Sister, Rocco e Luca. Dove sono le D'Amato Sister, tra l'altro? Allora, per questo, ragazzi, eccoci qua. Siamo arrivati alla conclusione di questo campionato di Sailing Nations League. Come potete vedere, la regata è già stata aperta e noi entriamo subito a vederla. Sentiamo le voci della Team Italia. Non andate OCS, ve la giocate in un altro modo. Oggi è il giorno che tirate fuori le palle, concentrati, ok, convinti, vi chiamate la manovra prima, quello che ha diritto di rotta è quello che parla. Se il muro è a dritta, vuole poggiare dietro al muro a sinistra, è lui che decide. Okay. Altrimenti il default è che il muro a sinistra passa dietro. Se dovete fare una mossa, chiamatela per tempo. Per il resto, divertitevi, cazzuti che siete, yes, e veloci, ok? Chiedono messaggi per me, Alfredo, vero? No, la figura te le faccio io, un giorno sì, un giorno no. L'obiettivo è quello, ragazzi. Come siete veloci, cazzuti, vi parlate e divertiamoci. Se vedete farle, non ve lo cagate neanche, ok? Fategli una bella pisciatina. No, loro vanno blu, noi che colore si va? Siamo rosso neri? No, brutto, no, no, grigio. Piuttosto grigio. Grigio, vai. Ma col blu siete sicuri? Che cazzo, blu e grigio? Ma questo è un blu abbastanza chiaro, secondo me è meglio distinguibile il nero. Sì? Mettetevi rosa, vaffanculo. Se potessi lo farei. Allora rosso-neri? Ma... ci confondiamo il nero con il blu, ragazzi, rimaniamo grigi, dai. Beh, rimaniamo blu. Rimaniamo capitano. O azzurro, rimanete grigi. Ragazzi, prendete una decisione, dite. Grigi, basta. Grigi. Ve lo dico, sono incazzato stasera, quindi potrei incazzarmi ancora di più. Per di più giochiamo contro Farley, quindi... No, giochiamo contro l'Inghilterra. L'Inghilterra. Esatto, Farley è uno dell'Inghilterra che è un poveraccio. Oggi mi hanno mandato 70 messaggi con scritto mi raccomando. Quindi vediamo di essere cazzuti e carichi per stasera. Chi è che ti ha scritto? Ah, quindi abbiamo... mi hanno scritto un po' di persone straniere. Ci abbiamo la commessa, insomma. Sì. Però la nostra sfida non è a Farley, ma è all'Inghilterra. Yes, sir. Boh, vediamo. Ci dispiace per chi ci sta in questo momento di casa, però va bene, non mi interessa, non è un problema, Va bene, le mie barchette ora sono tutte grigie, anche la C75, anche quella, cazzo. Beh, è aperta comunque, non aperta? Sì, Nation si chiama, NATIONS. Chi l'ha detto? Qual è la password, Sper? Nation, la password. Ah, ok. No, Access Dined. No. No. Eccolo qua, abbiamo Giuzzi, ciao Giuliano, Valentina... 196819. Ciao, grazie mille per essere venuta qua. Siamo alla finale della Nation League Italia Inghilterra. Oggi pomeriggio si è corsa Spagna-Danimarca con la vittoria della Spagna del terzo posto. Qua ci stiamo condividendo il top del mondo, ragazzi. Forza Italia 1. Sì, è grigio, vai, azzeccato. Maremma Loupa, che cosa? Era abituato ora alle righe di partenza lunghe un chilometro, questa qui cazzo è micronica. Allora, come potete vedere abbiamo in grigio il team italiano con Davide D'Amato, Gin Tonic, Rocco Guerra, MCS Rock on Fire, Filippo Lanfranchi, MCS F Lanfranchi, e Giuseppe D'Amato con MCS Peppe, e la gatta nuda Gianfranco Parretti. Forza Italia, spaccategli il culo. Non sei il primo a dircelo, non sarai neanche l'ultimo questa sera. Ehi, due fratelli D'Amato, come finalisti dei mondiali si vince noi, perché qui siamo due finalisti dei mondiali. Lì anche loro due hanno uno solo, no? Donni, no? Fatto? Solo donni. Anche Deja Vu quest'anno. Ma chi manca? Ah già, è vero, anche Deja Vu. Sì, ma Deja Vu è scozzese, cioè non è inglese. Già, già anche Donny.
anche donne scozzesi, sì. Tutti concentrati, scozzesi. Ragazzi, manco un giocatore italiano. Manco sempre io, tanto ora che cambio colore. Ah, ok. Così magari arriva Pedro prima o poi. Di Melina. Ma sinceramente il vento viene da sinistra, ragazzi. I blu si vedono veramente male. Lo fanno apposta. Ah, ragazzi, scusate se l'avevo detto, porco Dio. C'è da proteggere un principe. Da sinistra. Ora non è che vi ho messo il bot nel chat, allora dovete spiegarvi in audio, eh. Non è che è caduta la corona, Rocco. Il problema non è che la differenza di colore fra noi e loro, è il fatto che il celeste si confonde nel mare celeste. Esattamente, loro lo fanno apposta. Guarda, così, guarda, che gol, cazzo. Luca Santa, eccolo lì, abbiamo anche Luca, dai, yeah! Ma ci manca solo Luca Kozlovic che entra in gioco e poi si parte, ragazzi. Quanto stiamo? 0-0, è la prima. Luca è arrivato per la prima, ragazzi, 0-0. Aspetta che... potrei anche mettere la testa, no? Allora, io dovrei avere un testo. Non so che dire. Ci sta vedendo un sacco per cambiare colore, entrare in regata. No, perché è un gioco veloce. Ma solo la prima volta, dopo se rientro sfrutta dopo... Sfrutta poco le risorse. A Merlino gli ha fritto il computer, ha detto che deve cambiare il computer perché ce l'ha fritto. Ci gioca troppo forse. Forse sì. Eccomi, dai che lo cambio. E che arrivo. Per sicurezza ho fatto un bonifico tutto, tutto lì grandissimo. Grazie Gian Piero. 12 su 12, non so se mi fa entrare. Ci sei dentro. Arrivo. Ora non è più da proteggere la sinistra. Ora bisognerebbe partire in barca e virare su. Eccolo qui, ragazzi, siamo partiti. È dato lo start, eh? Sì. Sì. Perché io non sono ancora nel gioco. Ok. È entrato adesso. Mamma mia. Arema della lentezza. Ragazzi, vediamo subito l'angolo della partenza. L'ho cacciato via. Cerco di fare un muro. Ce ne sono, ve lo dico. La barca. Linea assolutamente piatta, un grado a sinistra. ...39 secondi alla partenza, andiamo a vedere com'è la situazione. Allora abbiamo... speed. Un po'... sono tutti poi che stanno cercando la barca. Uno a fianco all'altro. E... c'è già un bel muro di tre qua dai giocatori italiani. Segato Kayan, Kavan Fiance. 20 secondi alla partenza. Avanti. Qualcuno sta arrivando in gran carriera da dietro, vediamo se potrebbero dare fastidio al muro italiano. In barca. E chi? Io non lo so chi dove sei. Ok, io ci sto facendo lo spazio, eh. 4, 3, 2, 1, partenza! Bello, chi è questo? Glielo date, bravo, dai. Virate appena potete! Ragazzi, bellissima partenza per gli italiani. Andiamo. Con 1, 2, 3, 4, 5 nelle prime posizioni di testa, ragazzi. Dai, forza, ragazzi! Dove vogliamo fare? Il tifo, vogliamo il tifo qua, ragazzi. Filippo. Davide, sei davanti a me, eh? Allora, Donny è quello più a destra insieme a Peppe D'Amato. Ok, cioè... vado, viro. No, cazzo, come fate a prenderla? Ha virato, me l'ha data. Ma ci sei tu. Buono. Mamma mia, che pelo. Gin Tonic. Occhio che torna a destra, raga. Vai, copro, gira, mira. Davide, tu devi seguire Donny, eh? Sì. Allora, Davide qua con Donny e Kavan Fiance. Adesso vediamo qua il destro che arriva, come andrà l'incrocio. Avete 39 con il primo, mi serve un punto. La Davide, questa virata. Giro sotto io. Non scendere che io forse entro in buono. Gin Tonic in questo momento in prima posizione. No, sto orzando io. Aspetto. Seconda posizione, cazzo, per Donny, terzo Rock on Fire.
Lo piglio. Ah, dovevo mollare, sono stato un coglione. Va bene così. Coprirlo bene. Aspetta che entri. Za Davide Orza, però pure tu coprilo quello sopra. Sì. Ragazzi, 1, 2, 3, Italia. Vai Luca. Virata della gatta in libaro su Vite Deja Vu. Senti, ragazzi, vi fermo un attimo la confusione. Abbiamo Gin Tonic che gira primo, secondo Rock on Fire, terzo Donny Gillis, quarto Mcs Peppe, quinta la gatta nuda, sesto Deja Vu, Scavans, penalità tra Kozlovic e Elan Franchi, gli ultimi due sono Speedy e VHGR. Vediamo come se la cava Luca, in questo momento subisce il pane Nutella da Speedy e si libera, e in questo momento abbiamo Luca ultima posizione, sentiamo l'audio. Visto, perfetta. La boa, io prendo il pin e vado dritto. Non perdere troppa strada, Peppe. C'è da andare veloci. Allora, primo Gin Tonic, secondo Rocco, Tony Gillis e Peppe nelle prime quattro posizioni. Andiamo a vedere cosa succede. Non passo. Cambi di boa per Peppe, che va sulla body destra. Perché e via. Ho preso Donny, eh. Mo lo copro io sulla virata pure. Ok. Oh, me ne vado a destra. Fatto Parley, preso in pieno. Buono questo cacciucchino. Preso in pieno, gli ho virato. La gatta passa dietro a Poppa sul Filippo Lanfranchi. Sta entrando destro, occhio, bravo. C'è Deja Vu tutto a destra. Sei bene, Rocco, ok? Sì. Se vuoi poi Deja Vu ci ha fatto, mi sa, C'ho Donny, ma mi pugge addosso. E mi pugge addosso. 31 punti, 7 buoni. No, Deja Vu non ci ha fregato, fidati. Sta dietro. Sicuro. Beppe, tu gira prima, lo va a coprire Davide. Vai, ok. Io vado a coprire Deja. Io. Ecco qua Davide che Davide va a cercare di coprire Deja Vu. Viratina in libao in controllo, rischiosa, perché qua Deja Vu può arrivare molto più veloce. Vediamo come scaletta bene Davide, che sta salendo. Ha fatto bene. Te la do, Cavan Fines qui. Non andare di più, non andare di più, Davide. Va bene così? Sì, perfetto. Sì, lo stai coprendo già. Ok. In questo momento abbiamo Davide e Peppe nelle prime due posizioni, con Rock on Fire che entra a mure a sinistra, vira e evita la penalità e tiene quarta posizione. Calmi ragazzi. Io sono ultimo in canna io. Rocco in quarta posizione, tutti a strambare. Non ci copre, dai, vero? No, non ci copre. Ok. Orto un po' tu. Tanto appena stramba ce l'ho io, Deja Vu. Ragazzi, mi serve un punto perché siamo 39 col primo, Filippone, forza. Sto provando, ora salgo un pelo. Però se salgo per la strada. Di queste marche. Se segui Speedy, forse ce la facciamo a riprenderlo. Ragazzi, dovete recuperare perché siamo messi 4 punti bassi ora. Voi due dovete tagliare prima e secondo, Occhio! No, mi sono mette davanti, niente, dai, c'è un cazzo da fare. Primo punto per l'Inghilterra, ragazzi. Ci voleva il quarto di Rocco, almeno. Vabbè. No, ma non faceva manco col quarto. Ah, mi sono fatto prendere. Vabbè. La prima è andata. Peccato che stavamo messi. Andiamo avanti. Abbiamo fatto un bellissimo primo giro e la seconda bolina abbiamo un po' patito. Io ho continuato troppo sulla sinistra. Non lasciare andare via. Vabbè, relax. Ionico. La prima è dei polli. La prima quanto è dei polli. Luca, che la sto creando io. E non so se fare il massimo o meglio in partenza, come boh, metti in 22 tipo 20-22. Ok, allora ragazzi, dai, non è tempo di demotivarsi, voglio vedere in chat voi che fate un tifo da stadio.
perché quando la faremo rivedere ai nostri ragazzi vogliamo sentire i cuori nella chat, ragazzi, vogliamo il cuore, le bandiere italiane, vogliamo vedere che ci state supportando veramente. Forza, ragazzi. Mi muto, eh. Ragazzi, gli altri stanno partendo. Seconda regata, match race Kozlovic. Bello alto il pin. Sarà il nostro campione. Andiamo subito a vedere Corrighello quanto è vera l'informazione che ci ha appena dato Luca. Righello. No. Ora ti entro. Un minuto di partenza. Luca Kozlovic contro Farley. La bimbo minchia. Andiamo subito a vedere la linea che dicevano che fosse un po' più alta in pin. È corretto. Sono 8 i gradi in pin, ragazzi. Andiamo a vederla. 28 secondi a partenza. Abbiamo Farley che cerca Luca su Luca Kozlovic. Vediamo se ci riesce. Kozlovic sta facendo un bel leading. 19 secondi a partenza. Se Luca ha calcolato bene la tempistica, rischia di portarsi Farley in giro. 13 secondi a partenza. Sembra che Farley si voglia prendere la destra. 6, 5. Chiude la porta, buona. Luca. 2, 1 e buona la partenza di Luca che schiaffa Farley sulla destra. Vediamo come va. Non ti fa mettere le bandiere Streamlabs fino alla ley line. Non deve fare un ley line. Ragazzi, qui Farley non può niente. Ragazzi, qui Farley arca il regalo. Non ti avvicinare troppo. Ho visto. Mi tengo comunque. Deve tenersi discosto, ma non troppo. Vedete qua, ragazzi, sono pochi i metri che distano tra Farley e Luca. Se Farley vira, c'è il rischio che gli dia una penalità. Quindi bisogna stare molto attenti a non avvicinarsi troppo. Bisogna stare molto attenti per tutto. E soprattutto nel momento in cui si arriva alla ley line, non virare troppo lontani dalla ley line, perché questa imbarcazione nel momento in cui poggia un pochettino non dà più rifiuti. Vai alto, Luca. Sì, sta centrando. Posso mezzo aspettarlo anche a intenzione. Mira prima te. Oh, aspetta ancora. Vedremo subito quando sarà girata, sarà fatta la prima virata, se Luca ha avuto ragione a portarlo così distante oppure no. Farley va in virata e entrambi tengono molto alti, vedete, tutti e due che tengono il 30 gradi. Secondo me non guadagni e non perdi niente, perché ormai la velocità è quella. 6-1. Se un po' scappare. Però rialzi un pochino, giusto un pochino, che ti metti in linea per proprio l'assattamento, ti metti la strada sulla boa. Così. Sentiamo le parole del coach Alfredo e del ex campione del mondo Filippo Lanfranchi, che aiutano il nostro Luca Kozlovic per questa prova. È tosta, ragazzi. Quanto sai, Luca? 22,7. Solo 22 nodi di vento per Luca, che non gli permetteranno di scappare. Le imbarcazioni sono molto vicine. Manovra? Boh, già il 7 sembra anche più alta che comitato. Okay. Stai bello alto. Datemi conferma per la boa, ma mi sembra comitato. Sì, te lo dico. Il comitato più alto. Anche col jibe set qua, bellissima scelta. Ragazzi, il messaggio di Streamlabs adesso lo disattivo, sono solo per le ranking.
E abbiamo, se volete iscrivervi alle nostre ranking dal mercoledì, lì ci sono tutte le informazioni che potete avere. Ragazzi, c'è un po' di tensione in questo momento, bisogna essere pazienti, non bisogna strambare troppo presto, non bisogna strambare troppo tardi, bisogna beccare il momento giusto per tenersi all'interno. E vedete che Luca gli fa la prima finta, non vuole lasciargli la destra, in questo momento va. Se riesce a mantenere l'ingaggio fino alla fine è fatta. Le due imbarcazioni sono ancora ingaggiate, adesso devo andare a prendere... No, ha rotto l'ingaggio, ha rotto l'ingaggio, ha rotto l'ingaggio! Guarda. Bellissima manovra di farle in questo frangente. Come si è subito così? Bravo Viras. Si fa dura per il nostro Luca. Lui si andrebbe a prendere il destro, in teoria... Cazzo, però... che non ha avviato. Non lo so, strano. Lui crede nel destro. È no, stato molto bravo lì, Luca. Non, ha, non si può dire niente. Io volevo virare, ma... Boh. L'importante è che non ci sia troppo distacco, ragazzi. Cazzo. E ci ha guadagnato. Pensavo entrasse a sinistro. Ma quello, pensavo che virasse lì quando ho avviato io. Questo l'ho fatto veloce. Però in teoria dovrei averlo ancora qui, un po' calato. Poi. Non so se ce la fai. Minchia, quanto cazzo ha preso? Ha preso un sacco perché gli è entrato quel destro forte. È calato, però 19 nodi. Però come avete sentito, Luca ha detto che ci sono solo 19 nodi, quindi potrebbe non essere sufficiente per farle, per essere sicuro. E siamo lì, ragazzi. Sì, sì, c'è già copertura. Punto 3 di copertura, ragazzi. Era uguale con punto 4, punto 4. Ho fatto male, forse riesco. La mezza nodo più veloce adesso. Non è ancora detta l'ultima parola, ragazzi. Non è ancora detta l'ultima parola. Sarà un finale al Cardo Palma. Vedete, le due imbarcazioni stanno avvicinando. Bisogna capire qua su Luca se riesce a cacciare fuori una magia oppure no. Luca Santa, per fortuna la tua paura è stata abbastanza infondata. E vediamo cosa farà Luca, se ce la fa comunque a recuperare. 7-2 per Luca, 6-6 per farli, ragazzi. Sono 0-7 i nodi di velocità di vantaggio per il nostro Luca Kozlovic, che dovrà dare la stoccata proprio sugli ultimi metri finali di questa regata. 7-1 per Luca Kozlovic, 6,5 per farli. Si stanno avvicinando le due imbarcazioni. 6-3 contro 7, sempre 7-0-7 di differenza tra i due giocatori, però se entrambe le barche rallentano va solo bene che noi. Dai ragazzi, non è ancora finito, 100 metri alla fine. 5-8, 5-7 contro 7 per Luca Kozlovic. Vediamo l'attacco, dai ragazzi, c'è spazio per un attacco, vediamo l'attacco, dai, si sta prendendo l'interno, si è preso l'interno, gliela può dare, non la rischia, gliela può dare, deve dargli adesso, e gliela dà, pronto. E andiamo, e vittoria, grandissimo Luca Kozlovic, grandissimo Luca Kozlovic, grande Luca, cazzo, grande, fortissimo. Ragazzi, questo è il juice, ora giù cattivi. La barca verde, te la ricordi la prossima volta? Oppla là. Comunque senti, ragazzi, ecco. Volavo una mosca. Bravo Luca. Bravo Luca. Buona, buona. Bravo. Adesso abbiamo il 2-2 e vanno gli uomini dell'offshore. E vai. Ok. L'Academy. Ragazzi, sto di... Sabino buca con quell'unicorno, eh? Ci sono. È l'unicorno. Appunta il buon presso. Ti ho comprato già le pantofole con l'unicorno sopra, quelle da signorina. Vittoria stava dormendo, è saltata sulla sedia. Raga.
Ok ragazzi, vi ho tolto il mi ho tolto lo spam per i simboli che c'era su. Spingi il toscanello, Luca, ero troppo concentrato. Ragazzi, mi dite per favore la password. Topa 1. Scusa? Dovrebbe essere Nation. Sempre quella. La S. Sei nero, Albi. Porco cane. E non... Vedo nero. Spero che abbia dato la partenza. No. Go to sleep. Go to sleep. Go go. Shoo shoo. Farli è déjà vu. Dos minchiones. Fate vedere se il lattaio mi ha risposto al mio messaggio che domani mi serve. Presente, ragazzi. Abbiamo regole di SP? Non c'è il libro. 20 secondi non c'era, non c'era, vero? Non c'era l'ultima volta, a meno che no, ragazzi, io documenti nuovi a parte no, non ci sono stati. Va bene se partite con la partenza da 8 o la devono ricreare? Va benissimo. E la partenza da 8 non va bene? Mi hanno chiesto se la devono ricreare o meno, ma... No. Ok ragazzi, devo farle io qua. C'è un po' di destro a destra. Cosa preferiamo? Il pino è un po' più alto. Ma di un pelo, A 16 mi ha dato. No, ma no, grazie. Vado via. Mi levo? No, no, mi cavo io, mi cavo io. Sto aspettando di passarti dietro. Vediamo se mi seguono. Anche perché il destro non tiene, eh? E scappa sulla sinistra. Entra. Buono, io vado a sinistra. Portateli a destra, vedi, quell'altro torna però. Ale, vai lungo ancora un po', ma non troppo. Cazzo. Buono, buono, va bene. Ci sta lì, è pulito, sì. Mi ha detto Ale, ho virato. No, sei in controllo, mi sembra abbastanza, no? Vabbè, tanto devo fermarne uno. Mm-hmm. Vediamo chi. Gordo, se decidi di andare in porciata, poi lasci. È arrivato a sinistra qua. Guardate come va la mia barca. Buono, buono. È che non ti basta, peccato. No, occhio. Buono, vai, lì, vai. Buonissimo lì. Non lo pensare, fai anche un pelo poggiato, Ompi. Sì. No. Buona, Nico. Nico, Ale. Che palle, sono senso. Lo prendo, no. No. Ah, sta pagliando. Basta non essere troppo distanti in poppa, poi volendo, se siete vicini lo prendete uno. No, non farti prendere, attento. Bravo, Ale.
Bravissimo. Bravo. Buonissimo. Questa è una finta. Segami questo. Strappola questo, strappola questo. Ma non lo farò andare via. Seguilo sopra. Ma no. Da quell'altro. Ma una 18 a me. Ma... Ti fai trappola da là. Fallo andare via il primo. Merda. Perché non eri dentro le due lunghezze. L'ho visto. Dai, siamo qua. Siamo là, ragazzi. Tutto lì, sono a un metro. Dai, non mi ha toccato. Copio. Lo sto rallentando? Sì. Non è che devi passare su Deja. L'Albi, la battaglia è su quell'altro. Esatto. Ti sotto magari, ok, fatto bene. Ah, ma dai, era troppo vicino. Buonissimo il pin. Oh, me lo dà, che posso dargliela? No, ah cazzo, spendi, l'ho mancato. Non vi chiudete, cercate di aprirvi. Sì, infatti. Arrivando a destra. Tornando a sinistra, quindi vado dritto. Vabbè, inizia da soffrire lì. Aspetta, va bene. Aspetta. Cazzo, mi è passato vicino alla bomba. Infatti, pensavo la prendessi. Anch'io. Vedo rissata. Dai, siete lì, eh. Ti sei preso per tempo, Albi. Allora, vai dritto. E così quando strambiamo io vado in copertura su questo e via. Lo prendo un po', poca roba. Andando, quanta differenza avete? Perché in caso dovrebbe tornare Ale a coprirlo. Sì, torna Ale. È infatti. Bello lì. Bravi ragazzi. Giocatevela sul déjà vu. No, occhio. E tu? Albi, stai poggiato, tanto. Esatto. Puoi strambare? Prima. No. Dagliela. Preso, okay. Vai. Vai, stramba. Grande. Nuovo. Farli. Dai, esci da sta penalità, vaffanculo. Toccane. Aspetta, dagliela. Ale, vai a chiudere. Vai dentro, vai Albi. E andiamo! E farli! Buona! Bellissima forza, bravi davvero. Se continuiamo così, io a 5. Cioè... Non avete recuperato. Non lo dire, Rocco. Avete no, voglio. Rocco. Grande, silenzio, grandissimo, raga. Ale, grandissimo. Grandi, raga. Vista la vignetta che ho messo, è servito, dai. Allora, adesso c'è una delle nuove che è ragazzi, 3 contro 3 G70. Ragazzi, non vi facciamo mollare niente, noi ce l'abbiamo fatta, siamo in vantaggio, forza ragazzi. Il terzo fa Davide. Ok.
E poi l'F50 il terzo lo fa Peppe, e nel 4-4 entra Filippo. Mm-hmm. Andiamo sempre grigi, sì? Sempre grigi, sempre sì. Grigi noi. Credi tu, sì, è lunga, G70 è lunga. Ragazzi, tutta la chat dai, qua dai, che ci sta partenza. Portando la vittoria. Forza, dai, ragazzi, dai, cazzo. Facciamo sentire tutta la forza di questa chat. Dai, forza, ragazzi. Invitate anche amici, parenti a vedere questa bellissima regata, ragazzi. Cioè, 20 secondi te lo fa. Esatto. Sempre 22 nodi, raga, o di meno. Se vuoi 20, dai. 21, 20. Dai, 20, c'ho caos. Cioè 22 era fattibile. C'hai il caos. Scusatemi. C'ha le mucche, c'ha le mucche. Caos. Io mi mangio le mani con Inara. Quando ho dato la penalità a Farley, mi dovevo virare sopra. Guarda, io cosa dovrei fare? Cioè, ero ultimo in canna. Luca, neanch'io, cioè, non tutto non hai idea, ragazzi, ma... guardiamo avanti. Le mie urla sono state di liberazione, proprio perché è stata durissima. Su 8, quante ne hai fatte, gatta? Una ventina. Una ventina ne abbiamo fatte ormai di regate. È la prima che sbagli. Chi è Kavan, Kavan Jans? Chi è? Kavan Jans. Kavan Jans, è lui. È lui. Sarà io trovato, no, ma ha mai avuto un nickname? Sarà testa non bianca, Capa Jans, sarà testa bianca. Ah, capo bianco Nicola. Esattamente. Rocco è quello del della testa del santo. Capo bianco, quello che sta le transenne. Ragazzi, nel dubbio in poppa difendete la sinistra perché le barche sono veloci. Ok. E parlatevi. Avete poco tempo perché le barche sono veloci. Se non ve l'ho ancora detto, le barche in poppa sono veloci. Ragazzi, quindi... sono 4 gradi la linea più o meno. E fatelo, quello che hanno fatto Alberto e Alessandro, esattamente quello che mi aspetto. Cioè, due in copertura, quando stramba da là lo piglia uno, lo stramba da là lo prende un altro. Quindi anche quando vi aprite, poi tornate in poppa, di bolina no. Ragazzi, veloci sono le porte. 3 contro 3, avere il primo è importantissimo. È fondamentale. Fondamentale. Tutti d'accordo. Ok. Lascia un attimo, poi quando vuoi. Ragazzi, sì, ma bisogna partire bene, lo so. Ragazzi, qua è dura, è dura. Deja vu farli? Oh. E Fiance. Dov'è? È questo qui più in basso. Vediamo se ci butta fuori. Questo qua. Se ne vado anche per la mia bella bottiglia di vino, ragazzi. Esatto. Okay. Bella lì. Arrivo fra poco, eh. Toccava. Sei tu Deja vu? Sì. Ok. Potenza in barca, direi, eh. Questo destro e c'è. Sì, 39 secondi alla partenza, ragazzi. 39. Un forte destro, sono tutti che difendono a destra, ragazzi. Entra la virata. No, raga, non vi mangiate le patatine, mo, dai. Io, sono io che sto mangiando. Ragazzi, allora. 10 secondi alla partenza, penalità, vediamo se riescono a finire una penalità qua. Lei preso. Penalità per Farley. Sono io. Grande partenza per Rocco, che sta scalettando benissimo per rompere le scatole a Deja vu. Mentre abbiamo Kavan che okay. Riesce ad avere il primo. Così Rocco in caso mi fa andare. Prendilo okay. Tu, vado dritto io. Mezzo sinistro sembrava, eh. Ok, grazie Rocco. No, sinistro, E in caso facciamo così, Davide, tu vai su Deja vu e io vado su Farle. Ok. Tanto Rocco va, speriamo che entri sinistro, sennò sento quel destro brutto. Ok, no, no, Rocco. Io ho già virato per sicurezza, eh. Sì, sì, perfetto, in caso. Io viro questo è tuo. Sì. Luca, vai in lungo. In caso
Sì. In caso facciamo o io, Davide, Scopa e voi due andate a, andate a prendere il primo. Anche se in questa situazione potrebbe fermarsi, anche se in realtà Cava magari lo fanno andare lungo, no? Vediamo. Io ce l'ho ancora qua vicino, Cava, a me. Sto venendo destro, aggancio. Lo so, lo so. Forse ora infatti è Luca che... Ha un bel destro, è andato, sì. Che fa qua, penso che si vada a prendere il destro. Rimango su Farley, lo massacro così perde. Faccio una ripetina. Salgo come so da... Prendo déjà vu io. Ragazzi, io sono in religioso silenzio. Doppio. Dai, Davide. Tiro in lei. Vai, vai, lei, vai lei. Mi sa che Rocco farà... Up, eh. Rock è qua con déjà vu. E Davide qua mi sa che devi passarmi dietro. Perché questo te la fa in prua. O se no vai dritto, vai dritto. Vado dritto, ce la faccio, no? Sei libero, magari dopo la fai dopo. Stai anche incentrando, vedi? Io faccio la Tulli. Che onore, la Tulli! No, dovevo fare la boa, sono un coglione. No, no, Rock, no. Siete lì, dai. Sei bello alto tu, Davide, che questo non mi blocca, se no... Aspetto, prendo Farley. Non deve scappare il primo, però, occhio, non deve scappare il primo. Buona, preso. Ci abbiamo più aree di qua, noi. Sì. Questi qua li ho presi, il primo non ce l'ho. Vado io tra un poco e Davide così va in lei. Va in lei, eh. Ok, lei. Questo mi serve, ma tu vai a prendere il primo. Un culo. No, che cazzo. Come ho fatto dartela? Hanno il primo. Mi fa troppo l'acqua. Sai che se strambo cambia la 18. Tira, Davide? Sì. Calma, ragazzi, 2, 3, 4. Si può ancora fa. Se devo andare un pelo poggiato e gin tonic, già sai, ti vedo. Ragazzi, qua l'unico modo per vincere... Io resisto, eh? Sì, 2, 3, 4, esatto. 2, 3, 5. Farli, dopo lo copri e morte. E mi sa che diventerà un match ratio e déjà vu. E voi due dovete passare a farle. Déjà vu lo sto uccidendo, eh. Sì, ma comunque un po' passeremo io e lui e voi due andate a prendervi farle. Sì, questa sì, è non c'è dubbio. L'unica cosa che si può fare adesso. In questo momento con 1-2 gli inglesi sono molto forti. Sono tutte toste, sì, sì. Sono tutte molto toste adesso qua. Kiss prima lo spia e scappa via. Spero che ha... bravissimo Davide che l'aveva già essata. Vai andate, vai andate. Ce l'ho comunque qua. Vado io, certo. Vai di nuovo, gin tonic. Te lo devi seguire quando torna. Sì, sì. Vai. Sì, ci sono. Ragazzi, uno schiaffo da qua e uno da là, eh. Ma non sta perdendo, ragazzi, non sta perdendo. Non c'è copertura. Però Gin Tonic sta via. Appena strambo a lui, strambo io, eh. Esattamente. E qua c'è la copertura, ragazzi. 11.5 contro 9.9. Arrivando bene. Molla anche, copilo bene. Ok, non ti avvicini troppo. Tu da sotto lo devi pigliare, Rocco, eh. Sì, sì, sì. Davide, non mi basta questa copertura. Tagliela. Dai, chiudere. Peccato. Com'è? 1-3, niente. 1-3. Io non ho capito che cazzo ha fatto la mia barca lì. Ah, là mi sono fatto fottere, mannaggia. Culo.
Sì, la cosa migliore secondo me è che rimani dietro, non che sì, là devo rimanere, là devo mollare di più le vele. La mollavo le vele, però devo stare attento all'orzata perché lo so ormai. Mollando le... una lunghezza dietro. Sì. Grazie, grazie Luca. Dai, grazie sì, ragazzi. Tempo di lascare e passarli di sotto. Nel caso. Non è facile, non è facile. Non è no, col primo è difficile perché quando hanno il primo è tosto. Lì se non facciamo quella cazzata lì. Va bene. Va bene, ragazzi, 50 dentro Peppe. Ok, rimaniamo con grigio. Loro vanno GBR. Noi continuiamo col grigio. Si distinguono? Sì, è blu. GBR non è blu scuro. Se è blu, sì. A quanto si arriva? Allora, vi spiego un attimo il formato. È leggermente diverso da quello solito. Vediamo se riesco a fare una figata. Perché avevo fatto una foto prima, no? Magari non è bella una grafica figa, però... Ok, la regata sarà con questi. Allora... è il primo che arriva a, a 5. Quindi poi adesso abbiamo 3-3F50, 4-4G70, 4-4F50, 5-5 laser, 6-6-49er. Questo è il quello che cambia. Grande Fabio, vediamo il tifo da stadio, ragazzi. Secondo me devono uscire a dare le penalità a 10 secondi. Sottovento, pam, gliela dai. Poi io preferisco partire libero, voi fate come meglio pensate. Ah, cacchio, ho sbagliato. Però, sì, certo. Allora, se vedete, in basso a destra vi ho messo una nuova chicca che sono i nomi delle persone che parlano. Hi Danny! Grandissimo Danny Boyd! Grazie per esserti iscritto al canale, grandissimo. Allora, Vit Deja Vu in prima persona, seconda, 14 secondi da partenza, ragazzi. Vedo meglio il GBR anche se i nostri sono all'attacco. C'è stato l'ingaggio e si è preso Farley. Uno che l'abbiamo preso. Secondo Luca e Rocco in prime due posizioni. Penalità per VHGBR. Bella lì, ragazzi. Andate via uno e due, ragazzi, andate via, non pensateci nemmeno. E Peppe qua vai, adesso vai. Dovrà mettersi a fare tappo. Aspetta, no, presa, Peppe, no, no, Peppe, no, no, Peppe, no, Peppe. Bravo, così sì. Intanto abbiamo uno e due, ragazzi. Viro subito comitato, Luca, tu vai dritto. Comitato? Io c'ho il sinistro, volevo prendere pine e viro subito, guarda. Allora vado dritto io. Che magari riesco a fare il giro e dovrei passare e arriva anche destro. È proprio destro che mi... Tu in caso la fai in prua déjà vu? Riesci? Riesci a farmi passare più che altro? Sì, passa. Sì. Occhio. No. No. Dovrebbe riuscire a... cioè... lo no. Prendo se giro o no? Cazzo di mira. Bruttissima la verata di Rocco. Bruttissima. Finché non è problema. Finché abbiamo il primo non è nessun problema. Anticipi, magari c'è il super destro. No, beh. Non ho fatto in tempo a pensarlo. In realtà non so se andare già a uccidere il quarto o... Riesci un po' a dargli fastidio, tipo... Peppe, capito? Luca, tu devi andare a bomba, eh. Io non mi fermo. Esattamente, per favore, flat out, gas, gas, gas. E Rocco che si diverte. Entra pure. Lo so, ma è la cosa più... ovvia. Sì. Peppe mi sa che l'ha già preso. Occhio, non prenderla, sì. Solo Rocco. Peppe si passa, sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, body vai. Sinistra è molto più bassa. Ritorna a farle, ragazzi. Tornando, eh? Sono due. Diventa un 2v2 adesso, tra di voi. Basta passarne uno. Tanto non mi prende lo stesso quello, anche se mi copre un po' questo qua davanti.
Trambi prima tu? Io ora. Oggi me lo levo dei maroni. Sto arrivando. Attenzione qua Peppe, perché farle sicuramente la scheda alle vele cercherà il contatto, dato che entrerà in zona e avrà la sicurezza di entrare in zona. Vediamo come si comporta. Una parte o l'altra? No, tutti in comitato, ragazzi. Già tu, Pe. Oh, uno deve virare, ragazzi. Occhio, caro Bruno, dai. Ho scontato perché lui stava nei rifiuti là. Per destra in arrivo, eh. Vado a prendermi il destro. Virata sul border per Rock on Fire. E ritorno anche di... Ci è mancato veramente un pelo. Oh, sta facendo la strage, sto coglione. Madonna. Come stiamo? Devo tornare o ce l'avete? No, non torni tu. Cosa la piangono da loro? Tu devi andare a vincere. Per destro c'è... Hai preso uno dei due, Peppe, con questo destro? Tornando, forse, dicevo. Forse farli, sì, sta tornando a coprirmi. Io sto ancora qui, eh. Ditemi cosa fare. Io forse l'ho preso. Luca, sì, non copri. Perdelo quel primo, devi tornare. Non perdo il primo, ok. Va bene. Hai solo le mosse di déjà vu, sì, Luca. Adesso mi sa che la faccio davanti a WH lì. Siamo 5-6, eh. No, non so. Occhio che ti passa a farli dall'altra bua. Ci devo fare qualcosa, ragazzi. Davanti lui? Davanti lui. Sì, sì, bisogna andare a penalità 2. Io uno ce l'ho, basta che ne blocchi un altro, Luca. VHGBR ce l'ho. Dai. No, vabbè. Finita. Cazzo. Lo so, che cazzo poteva fare. Neanche questo, niente. Va bene. Ragazzi, andata così. È andata così. Siamo 3-2 GP. Hanno giocato molto sulla penalità lì al Boundary. Cioè, sì, sulla Boundary è stato per un pelo. Rocco l'ha preso per un pelo. È stato un grossissimo peccato, ragazzi. Però bisogna pensare alla prossima. La prendeva lui. Vabbè, bisogna pensare alla prossima. Fare penalità così non è proprio vela. Cioè, non esiste proprio. Cioè, stiamo parlando di un'altra cosa. Però... cioè, devi fare il gioco, eh? Capito, devi vincere. E certo, però, cioè, secondo me... l'avrei fatto anch'io se avessi potuto, ecco. Sì, è chiaro, però capisci che ti distoglie completamente da quella che è la realtà. Sì, sì, andiamo sì. Avanti, assolutamente. Ragazzi, 70. 70, Rocco, Luca, Davide e Albi. Ok. Credi la prima 5, no? Comunque, sì. Ok. Sì. È lungo anche questa, giusto? E tu? Sì, dove è lunga, sì, corretto. Sì, Luca, avevano perso anche col primo, bisognava giocarselo meglio, si doveva giocare sull'ultima boa, secondo me, ma poi lo rivedremo quello lì. Stava assurdo di sempre. Aperta. Non proprio come prima, bella partenza. Yeah, we have to go for the next race, guys. We have to go for the next race. Now we have 4v4 J70.
Ecco, fallo e questo davanti a me. Siamo in basso. A dritta siamo. Questo qua è Farley, quello che do bacetta adesso. È virato mo. Questo qua. Esatto. Quando vuoi, ragazzi, per la diretta mi ho messo anche i tastini che andrò a premere. Cerchiamo una posizione subito al volo qui, ecco qua, così vedete anche quei tasti vado a usare. Sempre cavan, ce l'ho io. Ho preso Speedy, ragazzi. Avevi preso. L'ho preso. 30 secondi. Sinistro, raga, occhio. Ci vuole uno che parte primo in blu a sinistra. Sennò come prima... Davide lo vedo bello incazzato ad andare là, sì. Buono. Questa è merda. Fatti, Davide. Déjà vu. Poggio? No, no, vai dritto, tranquillo. Bella, non sto cadendo. Bella. Poggio? No, no, vai tranquillo. Buono. Oh, okay. Fantastico. Mossa è bene. Grande Albi. Yes. Bella mossa. Appena puoi, Luca. Ma che farli è fuori coperto. Ma ragazzi, siete in 3 contro Farley. Problema che entra a destra. Grande Albi. Dritto, bravo. Col cazzo che vive. No. Vai dritto, no, arriva no, a destra. No, anche perché sono troppi di là. Cioè... Infatti, stanno arrivando due a aiutarlo, ragazzi. Vai adesso, Davide, che arriva di nuovo al centro. Io mi aspetto déjà vu. Vai, vai, vira, 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 vira. Vai. Torna a così sinistro. Sinistro? Mezzo, sì. Mi sembra però io... sì. Nel mezzo. Viro in faccia a farli, ok? Faccio io, la faccio io, la faccio io. Tu vai un io... pelo più su. Ok. Viro qua. Ok, puoi andare, vai. Duck. Ok. Mi sono costretto ad andare dritto, eh. Non posso fare niente. No! Allora... A campione, preso io Speedy. Speedy preso. Faccio una doppia su Farley, credo. Buono, Alberto, se arriva a destra come dovrebbe arrivare. Io sto cercando di fare un po' di velocità, ragazzi. Cazzo. Sì, no, tu stai messo benissimo, poi c'è super sinistro. Come stiamo? Vado avanti e io una viatina a Farley. Aiuta, aiuta la virata su Farley, serve. Anche perché mi liberi a me. Faccio la doppia su déjà vu. Parla Luca se puoi. Luca, tu se viri riesci a incrociare? No, eh? Adesso sto perdendo troppo. No, 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 no. Tira. Con lo scarso, no. È super sinistro. Sì. E tiene, cazzo. Capo bianco, no, sempre no. Primo. Albi ce la fai? Sì. No, sì. Ah, boh, sì, però... No, no, guardavo sull'incrocio con Mamma Lucco lassù. No, io no. Io vado a prendere Farley. Io passo qui, eh. Alpini, sì. Buono. E scappiamo i tre. No. Sì. Questo qua farà il blocco, eh. Velocità, velocità. Io passo... Ok, se quello si ferma io passo, per okay. Qualità e tutto. Copro il più possibile io sulla poppa. Abbi pronto a buttarti dentro? Sì. Nah. Ah. Però almeno ho fatto la bote. Apritevi ragazzi.
Uff, allora, Luca, ma anche in piedi. Che raso! Oh, Davide! Raga, mi state coprendo... Cioè... via da qua, Davide. Vado a prendere speed io. Lo copro io questo, Davide. Sto dritto, va. Ok. Vuoi strambare, Alberto? Bravo che sono liberato giù. Sì. Un culo. Ah! No, cazzo. Ah, passato? Vada. Non ho l'interno, raga. Minchia. Mo, raga, tutti rossi. Vedo, sì. Come siamo, Alfredo? Sì, Roberto. Ciao. No. Malissimo adesso, eh. Riusciamo a scappare. No, Alberto. Occhio. Ci sono tappati da solo. Dai che li prendi, dai che li prendi. Ah! Ma io non ci... Ah, bisogna fare velocità nei due, eh? Ok. Adesso vai a prenderti Kavan e poi... Sì. Andiamo a scappare via. Se riuscissi a tenere questo 1-3-5 non avrei tre ciglia. Non gliela dare, eh? Vai. Che lui mi si arriva adesso, Albi, vai dritto. Vado. Senti che arriva sto spico e l'altro, eh? Arriva a farli, eh? Arriva poco. Tanto se lo copri così, se vuoi scendere un po', Davide. Ok. Un po' gli faccio le orzatine. Arrivato lui, ok. Prendetelo. Con lo schiaccio. Di nuovo. Ok, ti hanno detto Speedy che io... Devo... Ma porco cane! Per un soffio. Minchia, di per un pelo, proprio. Mi sembrava che tu non l'avessi preso. Anche a me. Uccidimelo, sì, uccidimelo. Lasciamo andare uno, due, scappare noi due, non sarebbe male. Vai, via, Davide. Appoggio un pelo? Sì, passo. Va bene, così appoggio ancora? Appoggio ancora? Tanto ce l'ho io a farli. Ok, volo allora. Va bene? Sì. Ha un messo se... Ale mi bloccherà sicuro. Vediamo. Io non vi dico che terrà il secondo. Siete voi che dovete recuperare. Io uno posso prendere, ma il resto mi ha Entrambi dovete prendere quello che avete davanti. Che famo? Tu vai via, dai. No, voi dovete andare, ragazzi. Perlomeno fino a un po' di stacchetto. E poi vi compattate se vedete che loro restano 7-8 lontani. Ma non siamo così lontani. No, oh, ci sono, poi c'è poca aria, secondo me bisogna andare via qui. Sì, andate veloce. Si porta a casa il primo. Anche secondo me. Tutte le regate che abbiamo fatto. Perché hai strambato? Io strambo perché così c'ho l'interno dopo. Sennò... No? Dov'è c'è più aria, ragazzi? Non ho capito. Luca, che hai fatto tu? Strambo perché così mi difendo, solo per quello. Ma io ho visto che qui c'è più vento. Dai Rocco, che ce l'abbiamo in due déjà vu qua. Filippo, che ne pensi? Sì, secondo me sinistra alla fine forse è meglio. Anche se vai Rocco, giocatela tu. Rimani con lui, io vado, se riescono a fare uno e due è fatta, ragazzi. Io qui ho 20, 24 nodi, Piacerebbe, Alberto, io ce l'ho attaccato a farle. Quegli altri due mi passano 100 quasi. Ha senso fare il primo. Destra, ecco. Sì, ha sensissimo. Io ho 23 nodi, ragazzi, qua. E sono il massimo blu. No, Rocco, mi sa che sta dietro, eh. Sì, ma non importa, 1-2 perde solo con 7-8. Ma io non sono 2, ragazzi. Luca, ti interrompo. Io ce l'ho qua vicino proprio, raga. Luca, no, anche 3, Luca, anche 3 va bene, vai veloce. Ci provo, ragazzi. Lo so. Luca. Perché sti qua stanno lenti adesso, sono lenti. No, mi io ho 19 nodi io qua, ragazzi. No. Sì, dai. Il 3 dovrei averlo. Ok, prendilo. Cosa facciamo?
Serve a prendere déjà vu, Albi. Albi, vai a tagliare. Perché? È vinta 1-3-7. Non tagliare, devi far fregare a Rocco. Cazzo di Dio. No. 4, 10. 18 è col primo, 18. Perdiamo. Sì. Cazzo. Io, più di così. Mannaggia. Beh, oh, ragazzi, mica è finita, dai, oh, mancano ancora quante regate? Mancano altre 3 regate. F50 laser forti. F50 dentro Filippo e Pebbe. Dai, Luca Rocco. Insieme a Luca Rocco. Ragazzi, questa abbiamo persa per pochissimo. C'eravamo. Non è andata. Peccato. Dai, ragazzi, alla prossima. Aperto. Aspetta che tolgo i comandi. Ragazzi, dai cazzo. Dai cazzo. Dai cazzo. Ragazzi, c'è una chat che vi fa tutto il tifo, eh. Dai cazzo, forza ragazzi. Io tiro a andare veloce, eh. Io tiro a camminare, a me non mi riesce da appena. Vediamo se... Ragazzi, questo qui è una cosa nuova. Ragazzi, iniziamo con i match point per gli altri, eh? Esatto. Riusciamo a partire dal basso, che c'è sto super destro, eh? Mm-hmm. 42 secondi alla partenza. 3 già le penalità, 2 per i nostri, 1 per loro. All'angolino. Un'altra per i nostri. 30 secondi a partenza, siamo ancora tutti abbastanza in anticipo. La linea, come potete vedere, è abbastanza neutra, quindi tutti a partire da sotto. Mi serve. Penalità per déjà vu, ragazzi. Vai. Abbiamo l'attacco dei nostri, ragazzi. Ci sono gli attacchi dei nostri. 8 secondi alla partenza, tutti abbastanza in anticipo. Vedete tutti che scalettano verso l'alto. 2, 1, se i nostri partono giusti, sono perfetti. Luca Kozlovic, bene. Sega, déjà vu. Abbiamo Peppe in prima posizione, però che sta rallentando. Dovrebbe portarli all'orza. Ne libera 2, così Peppe, grande Peppe. E abbiamo l'1-2, ragazzi. Abbiamo l'1-2. Perfetto così. Abbiamo l'1-2. Grande Filippo, hai filato. Ragazzi, voi dovete fare 1-2 e noi ne prendiamo qualcuno. Io viro subito, te vai dritto. Però io vado dritto. Esce, occhio Peppe, che se no perdi l'interno. C'è l'interno e penalità anche per déjà vu. Ho data. A déjà vu. L'1-2 mantiene con Farley in terza posizione, quarto Fiance. Inizia la rimonta, ragazzi. E dovrei avere Kapan dopo, eh. Inizia la rimonta di Peppe qua, che lo vedete qua, che sta seguendo VHGBR, che dovrà virare e passargli dietro. Secondo me ce la può fare Peppe, ce la può fare Peppe, ce la può fare Peppe, ce la può fare, ce la fa! E penalità per VWGBR. E dai ragazzi. Via ragazzi. Provarli. Sai che stanno andando a destra, eh? 1, 2, 4, 5, ragazzi. Tutti che stanno andando a destra. Abbiamo Peppe in una bellissima posizione. In quarta posizione. Peppe, quinta, Luca Kozlovic con Farley. Che in questo momento non è. Ho sbagliato di Farley, è l'unica cosa. Esattamente. Lo appoggio dietro al massimo. Bravo, Peppe. Buono, Peppe. Super. Mezzo fregato, ecco. E Peppe ce la fa, e ce la fa anche in questo momento Luca Kozlovic, che si mette subito sotto a quell'altro. Stanno schiacciandosi tutti. Forse dargli un'orzettina, tra un po'. Aspetta. Penalità per Farley, e andiamo con Peppe che splitta dall'altra parte, e Luca che sta facendo tappo. Grandissimo Luca Kozlovic.
Certo, si vede che Rocco è campione. L'ho preso. 1, 2, 3, 4. Via. Ragazzi, 1, 2, 3, 4. Hold the lead. Io miro subito. Correre. Dai, ragazzo. 1, 2, 3, 4, ragazzi. 1, 2, 3, 4. Anche tu vedi subito, io in caso continuo. Sì. Occhio Rocco che viene a sinistra, quindi arrivando, non fatto arrivando, vengo già a infatti non c'è che viene, io viro che viene a sinistro. Beh, adesso Luca scappiamo. 1 2 3 scappiamo. Sì. Luca adesso ha perso solamente una posizione, ma questo per mantenere il controllo. Quanto siamo in, si vede in basso a destra, sì. C'è il risultato, Fabio. Non è ancora entrato, Vedi in basso destra, vedi il risultato. Visto, siamo ITA 2, GBR 4. Oh, occhio perché mi sta dando il vento, sta facendo giochi strani. Ci torno perché... È il primo che arriva a 5, soprattutto. Credo che torni. Vai Peppe, vai dritto tu. Sei tu o quello, sì, no? Sono dietro Filippo. Vado. Che pelo, Luca Cosolista, Peppe, ritorniamo 1, 2, 3, 4 ragazzi, virata in copertura di Luca su Vit Farley. Io non che... penso di farne un'altra, dritti così, senza... No, tu vai in lei. Sì, vado in lei. Infatti anche perché adesso torna a destra, leggero. Ragazzi, 1, 2, 3, 4. Larga lei. Luca Kozlovic riesce a mantenere la prua su Farley e abbiamo Lanfranchi, Rocco e Peppe. 1, 2, 3 in comando. Guarda che sinistro pazzesco, occhio. Sì. State alti, ragazzi. Luca anche sta alto. Vedete, arriva a sinistra. Eccolo qua a sinistro. Bravo. Piglia VH GBR. Adesso non faranno nessuno alla boa. Ma è un bel tappino. Tappo di Luca Kozlovic che ride, non passa nessuno. Come ti piace, eh? Hold the door! Il divertimento tutto all'asta. Perché quando giochi, giochi a Virtua Regatta? Per fare questo. Ed è giusto che sia così. Oh, ora fare un 2, 3, 4, dai. Uno, oh, sì, dai. Preso. Filippo Lanfranchi, 1. 2, Rocco. Aspettiamo Pepper per la conferma del punto. Cosa mi ha dato? L'hai visto? Vabbè, Peppe, terza posizione e Italia. Sì. Mamma mia, a 3 punti, ragazzi. Dai, cazzo. C'è da filmare. Tranquillo, c'è Luca, l'ho filmata io. È stata una porcata di quelle allucinanti. Mamma mia. Bravi. Buona. Non si molla. Buona, ragazzi. Bravi, raga. Allora, tu cazzo di 5-5. Allora, Filippo, Rocco, Luca, laser, Davide sul laser, Alberto direi, e me ne manca uno, Alberto, sì. Ok, presenta. Buono. E pronti gli uomini del Forti. Quanto vento? Quindi devo entrare, non ho capito, sì. Sì. Filippo, devi entrare a fargli il culo, semplice. Con il laser? Sì. Guarda, che dici, quanto vento? Oh, Filippo, non so. No, secondo me è sempre una ventina. Sì. Non dai troppo, dopo un casino. Dopo poco è una merda, quindi... 22, dai. Sì. Stessa password. Grazie ragazzi, dai. Verdi sono già 797, non faccio consumare un casino di 797 si ferma proprio. Io la farò come sempre in pin, vediamo come mi viene. Minchia, 22 nodi ce ne saltano 16, il laser è incredibile. C'è? Sono 16 nodi. 15.
14. Dai ragazzi, forza, mettetecela tutta, dai. Io non so se fare un colpo di mano e partire normale. Ecco, questo poco vento io dico che massimo uno la può fare da sopra. Sì. Fate esatto. Filippo. Ma è così poco. Me... Sì, solo uno. Perché non paga tanto adesso, c'è poco vento. No, il problema non è questione di paga o non paga, è questione di dove va il vento. Ah sì, dopo la partenza. Se mi va a destra, allora mi merita fare la partenza fuori alla barca. Ci siete tutti là, dove? Presente? Io credo che il vento verrà da destra, però... Mi sa che mi butto tipo sui 20 secondi, mi butto lì sotto. E comunque il pin è alto, no? Io la faccio da fuori, allora. La fingo da fuori, poi mi butto dentro. E voi macellate lì in mezzo. E da... Secondo me da destro, brutto proprio. Sì, sì. Anche più pressione, forse o no? In teoria. Io di destro. Ad andare a destra. Yes. Ma anche uno scattato in pino non è male, eh? Se c'è il buco, si può pensare, sì. 7. C'è un inglese che viene qui con me. Un altro, due inglesi. 15. Porca troia, siamo troppa gente. No, ma dai, lato. No, ho preso la barca, cazzo, ma l'ha presa anche lui. Donny. Sopra, Alberto? No, no, sono tranquillo. Mi metto qua. È che forse si mezzo accentra, non è detto. Oddio, no, arrivo a destra, mi sa. Io insisto qui sulla io destra. Mi tengo a farle, eh. Salvi quando riesci. Buono, buono, buono. Combo 23, state 4 sopra. Positivi, naturalmente. Io c'ho Kavan lì che... Cacchio che destro che arriva. Come sempre. Mi sente. Chi sta dietro di me? Uno che inizia. Io. Rocco, sei tu? Ok. Arriva a destra forte. Sì. Il problema è che questo... Ideale sarebbe non far virare farli, Davide. In modo tale che prende tutto lo scarso ora e noi prendiamo il buono. Lo posso coprire. No. Glielo date, dai. Fangulo. Torna, io me ne vado qua. Vado un po' sopra così. Non esagerare però, perché sennò perdi di altezza da quell'altra parte. Ora viro qua. Davide, vira lì su di lui, così. Buono. Dai, piano piano. Uno a uno. Ti sento poco. Ok, se vuoi poggio un goccio, posso? È un pelino, sì, puggeli addosso così almeno. Perfetto. Va bene così? Eh sì, perfetto, così non ti sento. Ok, perfetto. Io sto lato... Abbiamo cava. Vuoi tornare a chiudere, Luca? Non so. Ah, io più che altro pregherei in un sinistro, eh. Esatto. Il destro c'è già bello pieno. Filippo, dici che bisogna continuare dritto? Io non penso di sì. Okay. Anche perché se si va di là... ci mettiamo sotto che Kavan qui che ci pugge addosso, almeno a me mi piglia. Ma c'è altro destro, mi sa. Guarda là. No. Tu potresti mezzo pensare così mi anticipi e vediamo cosa fa De Jovo. Vado prima io, Davide. Sì, io ti seguo a ruota. Io vedo... tanto viene da me, mi sa. Sì, vai, provo, ci provo. Vediamo che mi fa Kavan. No, questo non mi pugge addosso. È bravo, via. Non mi ha neanche virato un prua. Qualche sorti destro che sta. Sto dietro Luca, eh. Ok. Ma cava se già. Potevi quasi virare. Vado dritto, Filippo, ti incrocio. Vai, ti passo. Ma su. Ma vaffanculo. Ragazzi, è abbastanza ovvio questo appoggiato. Ho bisogno di mancarlo. Dai. L'incazzato. Poi di farle in prua, in teoria dovrei farcela. Davide che devi rivirare veloce,
Non entro qui, vado dritto. Fate, ragazzi, andate belli larghi. Che io faccio, cioè, involontariamente faccio il tappo qua. Ma perché a me è 22.3? Va bene, sto andando in retro, ok. Abbiamo bene Kavan, chi è questo, Filippo? Sì, sì. Io cerco di cavarvi farle, se riesco. No, ma sì, ok, tu, andiamo, Alberto. Dovete guadagnare 2 punti. Occhio Davide, non combattere troppo con farli, che sennò perdete sugli altri. Filippo, stessa cosa. Cazzo, come è lento. Chi è questo qua? Rocco, a Filippo, merda. Dovete guadagnare 1 punto. È Filippo che sono passato. Ma dai! Ok, Alberto. No! Non gliel'ho data? Mamma mia, che gli ho fatto? Mamma. Vabbè, a me come ha toccato, cioè. Cazzo, qui sono a 28 nodi. Porca merda. Dovete recuperare 3 punti, ragazzi. Doni, sta entrando sinistro. Sta dando sinistro. Ho mezzo a pensare se riusciamo a pompare. No, per un pelo, Cristo di un Dio! Porca troia. Ho già un po' di più. Va bene, intanto ho fermato Donny. Questi due li secco qua. Io vado dritto. Raga, basta a farsi affondare però sulla bolina così. Sì, andiamo dritto, dai, andiamo a tagliare. Dai, dai. Come siamo, Alfredo? Siete messi bene. Cioè avete tre, ancora 3 punti di vantaggio, ma vorrei arrivare alla boa di bolina per capire. Io vado alto, Rocco. Non coprire Luca, Davide, se no è un macello. No, tranquilli. Lo déjà vu si ferma, mi sa, eh. Io la prendo. Sì, uno deve fare la tulle. Io vado là, io vado alto. Mezzo, Alberto? Vado alto. Quasi. Piglialo, buono. Vado alto. Io continuo ad andare alto. Oh, continua, continua, continua. Vabbè, di nuovo un'altra ne devo prendere. Ci avete un punto buono, 26. Forza, ragazzi. Questa poppa è la chiave, forza, ragazzi. Pro déjà vu, Luca, vai. Occhio Davide che è tornato. Dovete guadagnare 1 punto, ragazzi. Portamelo via, Abby. Cerca di tirarlo su alto, che così io mi infilo. Ok. Stanno coprendo? 2 punti dovete guadagnare. La posso fare io? Mo l'ho presa io. Vabbè, come cazzo funziona sto gioco? Tre punti dovete guadagnare, ragazzi. Dai, di nuovo la 16, va bene. Oggi sono abbonato alla 16. Ma fai cavoli suoi. 1, 2, 3. Non ci sono fe... Oh, chissà ste penalità. Oh, quarto, ma per pochissimo. Ma tanto. Raga, ma se facciamo terzo? No, non cambia niente. Ragazzi, è finita. No, devi fare 3, 4, 5, 7, 8. Dove era vincere, però anche se vincevo cambiava poco. Penso. Beh, immagino Nico si congratulerà con i vincitori. Finita lì. Quindi hanno vinto. Gisplof, ho iniziato da poco a giocare a questo gioco, mi ha preso troppo. Dai, ragazzi, allora scrivi punto esclamativo Discord, entra nel nostro canale di Discord, che così puoi entrare a fare le regate del mercoledì. Luca Santa, bravi lo stesso, dai, sì, è stata dura, non è andata però, ragazzi, è andata così. Eccolo lì, se volete nella chat c'è il canale Discord per entrare, grazie Luca. Non ha senso. E ieri, cioè, oggi non l'hanno fatta, mi sembra, gli spagnoli. Sì, sì, l'hanno fatta, hanno vinto gli spagnoli contro gli olandesi. Sì, tutte le 9 l'hanno fatte. Erano 3-0, ma bisogna farla l'ultima.
quello sì, là dico, gli spagnoli hanno fatto o no? No, sono fermati presto loro. Mannaggia. Non credo sia importante. E comunque lo dico così, cioè essendo la regata decisiva magari si poteva fare una scelta migliore di chi doveva giocare, chi non doveva giocare, perché comunque Rock e Luca facendole tutte di fila magari, sai, bisognava intervallarne almeno una per poi averli freschi e pronti all'ultima, no? Che era questa decisiva. Questo è il mio parere, che magari, non so, in futuro può essere utile, no? Fare delle brevi pause, no? Di una regata, tipo ne fai 4, pausa e altre 4. Okay? Davide, scusa un secondo, Nico, quegli altri vogliono fare l'ultima. Fate l'ultima, diventate ragazza, Sabino, Albi e altri tre che vogliono entrare. E c'è una partita tra 3 minuti. Dai, io ci sono, Buono. Dai, dentro Peppe, Davide, non c'è. Ragazzi, vi vedo vogliosi proprio. No, io sono stanco, cioè sono giocato la domenica, così il weekend, ragazzi, mi faccio un culo atomico, sono dalle 6 alle 7 di sera a lavorare come un ciuco, la sera che sono cotto. No, è tosta. Ecco perché ho detto, si ricollega al fatto che comunque anche l'orario non è il massimo, ecco. Perché no, Filippo lavora pure la domenica. Vabbè, ho capito, ma non è che tutti si devono adattare al mio, nel senso che io solo in forma sicuramente non è la mia serata, quello sì, l'ho anche detto, diciamo, all'inizio della serata che ero un po' cotto, vabbè. No, ma anch'io ho mal di testa, no? Parlo anche per me. Oggettivamente sono bravi, nel senso, sono bravi. Hanno no, sono bravi, però capisci che comunque, cioè, abbiamo tutte le potenzialità, cioè, sto pensando alla regata che l'ha fatta Alberto. Grazie Luca, fa sempre piacere quello, cioè, che hai detto. Chapeau, eccezionale. Veramente. O la regata di Luca. Come Luca con la Star, no? Cioè, sono quelle cose che poi ti fanno la differenza, capito? Da chi è un winner e chi è un loser. Certo, però secondo me 50 l'abbiamo massacrati una. Però anche l'altra di prima ci hanno massacrato a noi. No, io delle volte poi correggimi Alfredo se sbaglio, delle volte da diciamo regatante da prestazione, delle volte Gianfranco entra. Penso alla tattica, nel senso che delle volte ci concentriamo molto sull'avversario e ci sconcentriamo. Bravo. Sulla rigata. Esatto. Ma Filippo, vieni anche tu? No, io sono cotto, chi è entrato? Chi è? No, aspetta, forse non ho messo il colore, aspetta un attimo. Sì. Io faccio due regatine col portinale. No, delle volte mi vengo a pensare che molte volte, visto, vai a cercare lui. Ce ne manca uno lo stesso, Ragazzi, ce ne manca uno. Sì, ma oltre a Gianfranco ce ne manca uno. Sì, aspetta che cambio. Alberto, Sabino, la gatta. I due, Davide. Esatto. E? Dai, raga, un altro, dai, giusto per onorare. Dai, entro tu. Io, se non c'è nessuno, entro, Ditemi, entro? Sì, sì, entro. Vai, entra. Dai, com'è? Com'è? Nation? Nations. Ragazzi, andiamo a giocarcela per almeno il 5-4, dai. Dai. Ah, più che altro, cioè, ci sta a finire. Andiamo, dai. Manca ancora Gianfranco. Vai, eccomi. No, c'è. Ok, non lo vedevo, ragazzi. Sì, sì. Allora, molto alta la barca. Vento, cazzo, questo schermo che non gira, mi fa girare i coglioni. Sulla sinistra c'è la morte. Sì, grazie Luca, tutto positivo. Sì, siamo molto contenti, anche perché insomma è stato un bel cammino e ci siamo divertiti tutti, insomma. Sì, la barca. Io non li riconosco. Ma queste faccine quanto mi fanno proprio innervosire.
E io gliele faccio anch'io, così almeno che con... le facciamo tutti, dai, così no, ride in bacio cazzo, no, si dice a Bari. Ride in bacio al cazzo, dice. Occhio quello sotto lì, chi è? Non ci facciamo schiacciare troppo da sotto, eh? No. Iniziato a schiacciarmi questo qua. L'ho preso. L'ho detta e me la son presa. Però forse... Riesci? M'ha preso. Chi è che è partito mulo a sinistra? Vado. Vai. Ah, passavo. Ale. Hai visto il merda? Deja vu? Sì. Ma già addosso. Secondo me non conviene fare quella cosa, con... è troppo lento. Tu hai, fortemente. Sì, a parte che è lento, ora il problema è che mi ha chiuso la virata. Ah, vado io prima, dai. Ma a te vuole, vedi, a te vuole. Mi vuole me, Deja vu. Sì, vabbè. World Champion. È più richiesto sulla piazza. Togliere una fintarella, Filippo, vedi se abbocca. Invece farli chi vuole, Mascalzino vuole. Lui cerca le sale in realtà, sai, ma perché, non mi troverà. Cerca Mascalzino perché vuole l'unicorno, dici. No, cerca le sale dopo quello che è successo alle finali di Coppa America. Quali finali di Coppa America? Non c'era. Nessuna finale di Coppa America, Alfredo, non preoccupare. Comunque, considerando la squadra che, vabbè, a parte i Vit, che io pensavo che Deja Vu fosse normale, in realtà pure lui si dimostra celebro leso, facendo parte dei Vit, la cosa che si sarebbe potuta fare è uscire di colpo dalla regata tutti quanti, al via. Però no. Capisco che non è... No, non è cosa. No, no, si va a fare 1, 2, 3, 4 e poi si esce tutti assieme. Sì, magari se non ci si piglia tra di noi. Mascalzino, ci vuole lo stile, ragazzi. Mascalzino ha rischiato. Guarda, se lo fai di nuovo te la ridò, tanto ormai. Guarda. Ah, bravo. Cazzari. Speedy Pollo, cioè davanti. Qui poi andiamo in marcatura. No, tanto non ci fai niente, non copriti. A me stanno coprendo in tre. E io lo copro Speedy Pollo. Infatti voi siete andati a morire. Chi è questo qua? Cavan Fians. Capo bianco Nicola. Ci deve andare sul pin e dritto, solo che ci vanno loro per primi. L'ideale sarebbe che recuperaste almeno il quarto, perché con 1, 2, 3, 4 tutti sotto la doccia. Beh, si splittano bene loro. Mamma mia, Caron Fians, mamma mia, una penalità proprio che non ha capito con un cazzo. Sabino si è suicidato? Sì. Sabino ha deciso che le porte le deve chiudere anche quando... No, ti ho aperto. Sì, ma dovevi entrare veloce. Bastardo. No, ma io più stretta di così non potevo farla. Ciao, bello. Prima. Bella lì, come dice Filippo, bella lì. Ragazzi, c'è un leggero destro a destra, come dice Mascalzino. Fanno i 360, i 360, fanno i 720 per placarci, a prenderci in giro. Però che non ci prendessero per il culo, perché non è simpatico, eh? Perché sennò noi usciamo di colpo. Deja Vu ha fatto i 360. Cioè, no, se rifanno il 360 si riesce.
sono dei trimoni. Voi andate a tagliare invece tutti il traguardo, perché tanto ci abbiamo il video, ok? Sì, ma voi andate a tagliare, poi se vi fermate sulla linea e li fate passare tutti. Voilà. Sì, li fate, li fate, come si dice... Scusa, e questo qua? Esatto. Ma tagliate, poi dopo. Sì, ma tagliamo tutti in retro, dai ragazzi, tutti in retro a tagliare. Già, in retro, dai. Sapevo che Filippo sarebbe piaciuto. Alfredo, cosa dici? È abbastanza rispettoso? Sì, sì, retro marcia, la mia maniera. Loro mi sa che sono in pochi quelli che la conoscono. Io vorrei suggerire fair play, tagliate come dovete tagliare, mettiamo questa regata in cantiere e pensiamo alla prossima. Ma di, no, quello che volevo chiedere, quello... gliela fa lo scemo con me farle. Volevo chiederti, Alfredo, se andava bene tagliare, tagliamo o li facciamo passare, decidiamolo subito. Questo come preferite. Io secondo me ha più senso che giocate come dovete giocare fino alla fine, per dimostrare che, voglio dire, se hanno vinto non hanno vinto di un punto. Se vogliono fare i cretini, facessero i cretini loro, ma voi giocate per giocare. Alberto, se vuoi strambare, questo qua, ok, così almeno facciamo finta di impegnarci, non lo so. Tramba qua, no, ma Farley ha capito che sta giocando contro Lanfranchi, io penso che sta giocando contro di me. Filippo l'hai bullizzato, poverino. Cioè, gli ha dato mezzo lato. Qualcuno glielo dovrebbe scrivere che quello che provavi a è Lanfranchi. Io taglio a retromarcia. Ah, voglio precisa. Pam, mascalzino. Tutti in retro. A me uscito addirittura start, mi esce scritto ogni tanto perché si rincoglionisce il gioco. Chi è questo che sta andando in retro fino a sotto casa mia? Va bene. Beh, va ragazzi, bene. Alla prossima. Io mi sento di debriefing. No, non c'è il debriefing stasera, come? Ragazzi. Stasera no, per la finale non c'è il debriefing. Io per niente. Non è quello più importante. Sì, Alfredo, abbiamo bisogno del tuo debriefing adesso, sì, Alfredo. Dai, un riassunto generale. Una chiusura. Nacra, la prima regata dei Nacra, quella prima che abbiamo perso, avete fatto un primo giro spettacolare, la seconda bolina ve la siete fatti sotto. Luca, quando fai fishtail in partenza... non mollare le vele, meglio che gli dai una poggiatina prima e poi riorzi e gli mangi due secondi. La prima poppa, ovviamente, tutti hanno visto che la strambata da muro a sinistra a muro a dritta è arrivata tardi, ha voluto fare una finta in più se non lo parcheggiavi anche là. Comunque, grande vittoria alla fine. L'offshore, nulla da dire. Il G73-3, ci sono state delle piccole cose. Luca purtroppo ha detto faccio una tulli e io ero d'accordissimo, solo che si è dimenticato di girare la boa, ma perché ha avuto problemi con la chiamata. Su Deja Vu sempre Luca, due virate alla boa di bolina si è lamentato, quindi vuol dire che ha avuto problemi particolari. Rocco nel l'F50, nulla da dire, è andato via così. G70, dai, in realtà ho sbagliato la boa io. G70, il 4-4, secondo me si poteva ancora recuperare anche se faceva 1-3, però il problema è che Alberto, giustamente, se avesse seguito Rocco per aiutarlo, al massimo che potevano fare era 6-7 e i ragazzi davanti hanno fatto comunque 1-3 con il primo, era un casino. E quindi poteva uscire qualcosa del genere, usciva tipo 17-19, però non è così che doveva andare. E 4F50, nulla da dire. Il laser, purtroppo anche qui, la prima bolina secondo me molto bene, però poi dopo col vento è andato tutto a farsi benedire. E il 49er non c'è molto da dire,
semplicemente che dopo la prima bollina era praticamente la regata era finita. Una nota sul gioco per il capitano: l'azzurro deve essere vietato, perché chi prende l'azzurro non viene visto all'interno del, quindi non puoi fare tattica contro l'azzurro. Voglio dire, questa volta gli è andata bene, ma la prossima regata che si fa, se dovessi essere con voi, lo chiederò con forza, che soprattutto se non è una regata di match race o due contro due, voglio dire, che si vede, quindi poche barche coinvolte, il resto chiederei di non usarlo più. Io direi anche il blu scuro, Alfredo, visto che io direi anche il blu scuro per lo stesso motivo. Io dico in generale, ho detto l'azzurro perché l'azzurro è proprio copia e incolla. Mm-hmm. Però voglio dire, fate una riflessione sui colori e poi vedete. Per il resto, voglio dire, come prima esperienza, secondo me è un'esperienza estremamente positiva. Non guardo a loro, guardo a noi. Noi siamo comunque, sono contento e onorato di aver lavorato con un gruppo di campioni come voi. Naturalmente ci stanno tutta una serie di cose che, se bisogna fare uno step avanti, bisogna muoversi in un'altra direzione. Ho recepito tutte le critiche, le discussioni che ci sono state in questi incontri, me le sono segnate tutte. Naturalmente poi ne parlerò con Nico come capitano in separata. Ragazzi, fateci il tifo che adesso ve le leggo tutta la squadra, dai ragazzi, così, vediamo la chat. Dobbiamo avere più potere ovviamente nella discussione della documentazione, più potere anche nell'orario dei giochi, e poi soprattutto, voglio dire, la possibilità e una flessibilità minima di poter organizzare degli allenamenti per fare determinati giochi, fondamentalmente anche quelli che non vi piacciono, cioè quelle cagate delle regole. Quindi questo è un po', voglio dire, io sono, vi ripeto, estremamente felice e sono onorato di aver fatto parte di questo gruppo che comunque si è evoluto dalle prime regate ad oggi. E quindi niente ragazzi, complimenti, so che la medaglia d'argento non è quello che ambivate, però secondo me il futuro è vostro, eh? Va buono. Grazie Alfredo. L'onore è stato nostro, Alfredo. Ragazzi, io vado un po' su YouPorn, ci vediamo la prossima. Buona prossima, ragazzi. Nico, ci dai anche tu due parole? No. Che siete dei trimoni, siete. Raga, va bene, la prima, sicuramente c'è delle cose da sistemare, poi comunque con il progetto di Club Italia sotto la federazione sicuramente cambieranno le cose. Verranno fatte delle prove, tutto in ottica Nation. Vediamo come imposteranno la seconda stagione della Nation League. Ho già parlato con Afonso, gli ho detto se hanno bisogno di una mano, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti, che siamo a disposizione, perché sono delle cose che un po' così. Vediamo poi come sarà, se sarà quello, se saranno altre cose. Comunque, ci saranno dei, come ha detto Alfredo, ci saranno dei cambiamenti. Poi andremo a vedere io e Alfredo con la federazione su come impostare il progetto del Club Italia, e sicuramente ci saranno delle rotazioni per provare persone e vedere da qui poi a settembre, nelle varie stagioni di Nation, che a oggi credo che sia l'unico evento realmente attendibile a livello di squadra, chi saranno poi le persone più adatte. Nel frattempo c'ho Lucas Mo che pensa di prendermi per il culo, però vabbè. Perché? Perché dice che non può vedere chi ha scritto i post, però fa lo stesso. Quali post? Sono amici. Detto questo, bravi tutti, va bene, volevamo vincere tutti, ce la siamo giocata, potevamo fare meglio, ma va bene così. Va bene. Alla grazie prossima, ragazzi. Ciao ragazzi. Andy, puoi rimanere 3 secondi per favore? Sì, assolutamente, sono qua. Ho un problema con Twitch, praticamente non mi fa riprodurre le live. Cioè stasera io ho fatto per entrare tipo nella tua. Sì. Non va, dice lo stream è terminato. Come lo stream è terminato? No, lo vedono gli altri. No ragazzi,
Sì, lo so. No, dico, ma poi ho provato a uscire dal tuo canale e andare sugli altri ed è la stessa cosa. Tu sai cosa può essere? Non ne ho idea. Però volevo dirvi che abbiamo avuto una chat veramente molto d'aiuto. Mandava sempre un sacco di forza ragazzi, ci hanno mandato molti messaggi di rincuoro. Abbiamo già beccato anche persone che non conoscevano Virtua Regata e grazie a queste dirette si sono appassionati, quindi ragazzi una piccola vittoria ce l'abbiamo avuto comunque anche noi. E poi Sabino, abbiamo capito che io e te siamo retrocessi in Italia 2, quindi battere l'Italia 1, Alberto. Esattamente, andiamo a fare i primi in Gallia e non i secondi a Roma. Va bene, ragazzi, adesso chiudo la diretta e ci sentiamo dopo magari per fare qualche team race. Ciao. Ciao. Ragazzi, siamo arrivati in finale, non siamo riusciti a portarci a casa un altro trofeo. Abbiamo portato a casa una bellissima medaglia d'argento che sinceramente non era proprio tra le preventivate. C'erano... Ciao Sanjo, dai, vieni a farci compagnia su Discord. Fare un po' di team race adesso. Non eravamo tra quelli che dovevano vincere. Tutti dicevano Inghilterra, Francia, Spagna. L'Italia non è mai stata menzionata, quindi già aver rotto le scatole a altre nazioni ha fatto solo che bene. Finiamo questa bellissima esperienza un secondo posto sul 5-3, perché ragazzi l'ultima io non la conto. E adesso bisogna ripartire a cannone con la Nation, perché insomma non si può fare vincere un'altra a sti inglesi. Grazie a tutti per la compagnia, se volete rivederle queste dirette, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete il follow, se vi iscrivete avete l'esperienza senza pubblicità e ricordatevi che col Prime è gratuito, quindi senza troppi problemi. Adesso sto pensando di mettere anche ausilio per voi ragazzi, ma adesso... Ci ritroviamo mercoledì sempre qua in diretta per la ranking italiana di primavera, quindi se volete partecipare iscrivetevi, premete punto esclamativo iscriviti e trovate le informazioni per iscriversi al campionato italiano di primavera. Se avete problemi con la tessera FIV ve le risolviamo noi, non preoccupatevi, mi sembra che costi 10 euro. Non voglio dirvelo, dipende dal circo, dipende da tutto, ma normalmente sui 10 euro si può fare la tessera e vi dà accesso a tutto il server della federazione senza alcuna remora. Anche quelle, ci sono le informazioni sul server Discord, quindi se volete maggiori informazioni anche su tesseramento premete punto esclamativo Discord e quando entrate ci dite che non siete tesserati, ci dite di dove siete e noi cercheremo di mettervi in contatto con il circolo giusto che vi possa aiutare a fare una tessera. Poi ragazzi, se da qui andiamo a farci anche tutti magari un bel giretto in barca assieme, non è male, no? E ragazzi, finisce così l'avventura delle Nation Sailing League, noi siamo arrivati fino alla fine. E abbiamo avuto anche il piacere di avere un altro team italiano che comunque si è difeso bene anche nella lotta nella zona silver. Ricordiamo che siamo davanti a nazioni come Francia e Spagna che erano considerate le vincitrici. Anche l'Olanda è stata grandissima sorpresa, che è arrivata quarta perdendo la petite finale, la finalina. Vediamo se riesco a farvi vedere le bellissime grafiche fatte dal team di Sailing Nations League. Allora, noi abbiamo questa qui, che adesso vi faccio vedere, è quello che è successo con Italia che ha battuto 4-3 la Spagna ma ha perso 4-3 con la Danimarca. Danimarca che poi mi sembra abbia vinto Germania-Spagna ha vinto la Spagna 4-3. No, vabbè, non ci sono gli altri risultati, scusatemi. E adesso andiamo a vedere
E il risultato della finalina. Ma che cos'è? Ma dai. Ah, sì. Questo qui era la semifinale vinta dagli inglesi 5-2 sugli olandesi. Sono dimostrati nettamente superiori a tutti. Vediamo se troviamo l'altra della Nations. Mi sembra, eccolo qua, Spagna-Olanda. Con la Spagna che anche loro hanno vinto 5-3. E anche loro portano a casa il terzo posto. Ricordiamo Spagna con Parejo, Cardona, tutti veramente tra i migliori velisti al mondo, ragazzi. I velisti sailing al mondo. Ricordiamo Joan Cardona, regatante vero di SailGP, degli famosi F50. Quindi ragazzi, dopo un bel saluto, eccolo lì, grandissimo. Dopo un bel saluto ragazzi, io vi auguro una buonanotte, ci vediamo mercoledì con la ranking italiana in primavera. A dopo, ciao. Anzi no, fermi tutti. Allora, arrivo un attimo su Twitch, perché io potrei fare un raid magari proprio ai ragazzi di Inshore Stream che stanno streamando la fine. Eccoli qua, sì, facciamo un raid a quelli di Inshore Stream, se avete piacere di rimanere con noi e seguire le premiazioni dei nostri avversari, essenzialmente. Se capite, eccolo qua, Raid Channel. Non c'è più Inshore. Inshore Stream, eccolo qua. Start Raid. Eccoci qua. Ragazzi, buona serata.